Pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet. Oggi per noi della Cappella della Madonna della Guardia è una festa, invece per la Chiesa è una memoria. Comunque, benvenuti a tutti nella Cappella della Madonna della Guardia. Iniziamo le letture della Beata Vergine Maria Regina. Iniziamo con il canto dell'Aurora tu sorgi più bella. Dell'Aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra. E fra gli astri che il cielo inserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al par di te. Sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al par di Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, buongiorno a tutti. È un po' insolito vedere questo orario in un giorno settimanale, ma oggi noi siamo in festa perché ricordiamo la Beata Vergine Maria Regina. Dicevo, siamo in festa perché noi abbiamo proprio il quadro della Madonna incoronata e poi lo metterò come copertina del video e quindi oggi veramente siamo in festa. E allora iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera ringraziando il Signore per il dono di Maria. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, Son, Kyrie, Kyrie, Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce.
Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te, come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo sarà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Insieme. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo di Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo:
Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Lode a te, o Cristo. Sapete, cari amici, quando sento sempre questo Vangelo, sento qualcosa di davvero forte nel mio cuore, perché questa semplicità con cui Maria si abbandona al volere del Padre, dicendo: eccomi, sono la serva del Signore, secondo me è davvero qualcosa di incredibile. Maria si è veramente abbandonata al volere del Padre perché aveva una fede enorme. E allora dobbiamo davvero ringraziare il Signore per il dono di Maria, perché Maria, proprio anche con questo suo abbandono, ci ha fatto capire come davvero abbandonarsi al volere del Padre è la cosa migliore che possiamo fare per la nostra vita cristiana. Perché quando veramente noi siamo allo stremo e diciamo: oh, cosa posso fare, cosa non posso fare, se ti abbandoni al volere del Padre, tu veramente ti sentirai rinato. Perché il Signore ha a cuore i suoi fedeli. E allora, cari amici, ringraziamo davvero Gesù per il dono che ci ha fatto di Maria. E gli diciamo: Signore, grazie. Grazie perché ci hai donato Maria. Grazie per questo tuo grande dono. E ora, carissimi amici, vogliamo concludere questo momento di preghiera con le preghiere dei fedeli. Ricordo che queste preghiere dei fedeli provengono dalla celebrazione dei santi comune della Beata Vergine Maria. Allora, auguro a tutti voi una buona festa della Madonna Incoronata, e adesso terminiamo questo momento di preghiera proprio con le preghiere dei fedeli. Diciamo insieme: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la Chiesa, in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annuncia. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i discepoli del Signore, imparino a valutare la povertà e la ricchezza terrene secondo la sapienza che proviene dall'alto. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i cristiani, a imitazione di Maria, cerchino prima di tutto il regno dei cieli e sperimentino la sua protezione materna nel momento della prova e della tentazione. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per quanti vivono nel dolore, uniti alla Vergine Madre, attingano consolazione e speranza dal mistero della croce. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per noi qui presenti e per quanti sono in collegamento, per intercessione di Maria Incoronata, donna missionaria, ci sia donato di portare il Vangelo in casa, al lavoro, sulla piazza, nel tempo libero e in ogni nostro momento di vita. Preghiamo.
Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Grazie a tutti allora per la vostra partecipazione. Ricordo questa sera alle ore 21 il vespro dedicato a Maria Regina. Ricordo i prossimi momenti di preghiera, ricordo che ci stiamo avvicinando sempre di più alla solennità della Madonna della Guardia e i prossimi momenti di preghiera saranno i seguenti. Dopodomani, giovedì 24 agosto, alle ore 18, le letture di San Bartolomeo. 27 agosto, domenica 27 agosto, inizia il Triduo per la festa della Madonna della Guardia, quindi i momenti di preghiera saranno i seguenti. 27 luglio, ore 18, le letture a Maria. Alle ore 17 il Santo Rosario e alle ore 11 del mattino le letture domenicali. 28 agosto, ore 17, il Santo Rosario, ore 18 letture a Maria e la mattina le letture di Sant'Agostino. Infine 29 agosto, per noi solennità della Madonna della Guardia, ore 8 del mattino le letture del martirio di San Giovanni Battista, ore 11 e ore 17 le letture solenni della Madonna della Guardia e alle ore 18, 18 e 15 più o meno, la diretta live streaming sul canale della Cappella, la diretta della processione della Madonna della Guardia. Lo ripeto perché è importante ripeterlo, non vi aspettate che sia chissà che processione perché siamo soltanto una famiglia e noi non vogliamo ovviamente far vedere chissà che, ma vogliamo nella nostra semplicità festeggiare la nostra patrona, quindi vedrete pochissime cose, ma secondo me non è importante la quantità di roba, ma la fede che noi abbiamo, quindi anche solo se è una statuetta piccola, guardate ad esempio la Madonna della Guardia non è grandissima in confronto alle statue normali che ci sono in chiesa, ma se noi abbiamo tantissima fede, allora diventa come una statua grande, perché l'importante non è la dimensione della statua, ma, questo secondo me, ma la fede che abbiamo nel fare la processione. Va bene ragazzi, allora grazie a tutti per la vostra partecipazione e ora terminiamo questo momento di preghiera con il canto Ti esalto Dio mio Re. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode. Non si può misurar la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e buona festa a tutti.